Io non sono uno scrittore. Io sono le mie mani, le mie unghie, mangiate con ingordigia, quelle durezze di calli sugli indici che indicano misure parallele, gesti di sfida, umori dell'oltre. Le mie mani sono il mio tempo, la mia bruttezza, la mia trascuratezza. Le mie mani sono gli incontri che non tocco, della misericordia, dell'abbandono. Le mie mani sono pezzi mancanti e non sono uno scrittore. Sono solo le mie mani così piccole e minute, contenitrici misere e forti di peso che io non so portare. Io sono solo le mie mani che mi ricordano quanto poco vale la drammaturgia della sofferenza. Il mondo non può starci dentro. Qualcuno le ha volute così perché mi voleva bene e mi ha tolto la fatica e il peso delle illusioni. Perché io no, non le so contenere. Io non sono uno scrittore. Sono solo nell'atto, nel gesto, nella volontà. Silenzio su tutta quella giostra che si deve giocare del gioco. Facciamo una
Facciamo che conosci già la ruga all'angolo sinistro delle mie labbra, il quinei sotto il seno destro, il quarto di dito che mi manca sulla mano sinistra, sì, proprio lì, dove gli uomini si ingabbiano con un cerchio. Facciamo che già conosci tutte le urla che ho soffocato, e le anche larghe create apposta da quel padre che non c'è per farmi provare meno dolore nell'atto della creazione, pur sapendo poi che forse non userò mai quello sforzo. Facciamo che sei già delle mie voglie e delle mie alterazioni, e quelle voglie che io non so trattenere, perché per natura io non mi so trattenere, sono una leggerezza con intensità. Vorresti si mangiare un tutto il volto, vorresti forse strizzare le punte dei miei denti, ma non sono volontà, sono un pranzo di cibi irrinunciabili le tue parole. Le mie ormai governano la mia mente. Io allontano con la volontà di avvicinare.